amici di Urbex e Oltre, oggi ci troviamo in una località in Piemonte. Adesso Milvia ci spiegherà più o meno questo luogo, come si chiama e la sua storia. Allora, ciao a tutti, è Villa Moglia, l'avete riconosciuta di sicuro. Questa è una villa del 1600, cioè all'epoca nel 1600 era un opificio tessile. Anch'io non sapevo cos'era opificio, sono andata a cercarmelo, così ho capito cosa voleva dire essere un opificio tessile. Dopodiché, di una famiglia ovviamente altolocata. Dopodiché nel 1725 è stata tramutata in villa nobiliare. Diciamo che ne ha viste parecchie questa villa, Fa parte anche del FAI, del cuore del FAI, dell'amici del cuore del FAI, per una riqualificazione che penso che non avverrà mai. Peggiora sempre di più. Io la prima volta che la vedo, questa villa, ha delle cose particolari, perché tutti quelli che vengono qua hanno sempre sentito qualche presenza strana, qualche presenza non proprio buona, anche perché è correlata con ritrovamento di ossa umane e comunque fanno anche delle messe sataniche, messe nere, quindi l'energia dentro non è per niente buona. Sì, diciamo qualcosa... Qualcosina c'è in teoria, almeno di tutto quello che ho visto c'è sempre stato qualcosa. La guardiamo sia sul livello strutturale, quindi come Urbex, e poi vediamo di fare anche qualcosina a livello di indagine, proviamo con i vari strumenti e vediamo se viene fuori qualche cosa. Esatto, ragazzi. Niente ragazzi, noi procediamo con l'esplorazione in bar indagine paranormale, rimanete con noi. A dopo ragazzi. Ok ragazzi, noi partiamo con l'indagine e con l'esplorazione. Comunque, nel giardino abbiamo già trovato una cosa interessante, carina, che è una statua che è stata levata e vandalizzata, come potete vedere. Non si capisce che cos'è perché è coperta dalla vegetazione, però sicuramente qualche santo, qualcosa di religioso. Entriamo. Guardate ragazzi, abbiamo già degli affreschi, bellissimo. Veramente bello. Tutta la parte qua rovinata. Mi sa che hanno costruito qualcosa in mezzo, perché l'affresco è tagliato secondo me. Eh sì, guardate ragazzi. Mi sa che l'affrescato è tutto sulle pareti, quando toglie tutto, ma più fa affreschi, perché c'è luce, c'è verde. Ok, amici, io ho anche attivato l'RF, per il momento zero attività. Mamma mia, è stato buco tutto. Guardate ragazzi. Mamma mia, tutto caduto giù. Passiamo oltre di là. Un po' per dire di fare subito poi la chiesa, se c'è ancora un po' di luce. Sì. Ragazzi, c'è proprio il cancello d'ingresso, bellissimo, l'ho ripreso prima mentre entravo nella villa e c'ha proprio un bel effetto. Sopra dovremmo fare piuttosto attenzione. Guarda lì, guardate amici, è una scala molto 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 un po' conciata.
Cioè, non mi sento tranquilla a passare qua. Proprio crollate le scale, mamma mia, amici. Anche sopra anche qua c'è, cioè, sopra dobbiamo fare piuttosto di tensione. Ah, poi qua c'è, cioè, ne parliamone. Guarda qua. Proviamo, ragazzi, non troppo. Permesso. Guardate, ragazzi, l'iscrizione in latino. Permesso. E qua mi sento tirare la testa. Abbiamo anche dei murales. Tema satanismo, eh. Sì, un castello con un teschio nella lava e due ragazze, anzi tre. Sembra tipo uno sciamano. Però è stato fatto, è stato dipinto in maniera, cioè fatto in maniera magistrale. C'è una precisione nel disegno che... Io comunque, ragazzi, quando sono entrato qui ho cominciato a percepire un po' di mal di testa. Comunque, anche se ho mal di testa, però l'RF non ha avuto movimento. Mi è sembrato di sentire un passo dietro di me. Sembrato di sentire un passo leggero dietro di me. Questi qua.
Questi disegni sono molto molto inquietanti. Questo qua per me qualcosa è, perché almeno io, queste sono le lettere dell'alfabeto tebano, però bisogna capire, perché cioè, si capisce ma non si capisce tanto bene, anche quella croce lì. No, ma io ho detto, sento una sensazione entrando qua. Ma c'è un po' che ha fatto i vinti e qualche un'altra pista, qualche... Ormai quello lì è un artista. Gli altri, questo c'è un po' più, richiama qualcosa. Ma a me mi dà l'impressione di uno scenario apocalittico. Infatti vicino anche a quello che dovrebbe capire cos'è. Comunque, ragazzi, io quando sono entrato qua dentro ho avuto una sensazione particolare. Unica cosa che posso dire, gli strumenti non hanno dato nessuna attività, cioè l'RF in mano, ma non si è mosso, però io non lo so, sento una sensazione strana. Poi mi è sembrato, mentre stavo riprendendo, di sentire tipo un passo leggero nell'angolino dove c'era il disegno della donna. Adesso Milvia prepara le bacchette e proviamo a fare qualche indagine paranormale in questo luogo, che secondo me è più carico di quel che sembra. All'interno di questa chiesa risiede qualche entità? Se sì, incrociami le bacchette. Venuto mal di testa? Giro leggero, sento un rumore tipo dei passi, ma piccoli. Per caso vi diamo un fastidio se siamo qua dentro? Se vi diamo un fastidio, puoi allargare le bacchette, per favore? Sono state fatte delle messe sataniche in questa chiesa? Se sì, mi allarghi le bacchette, per favore. Sei da qualche parte, se sì mi indichi dove. Ma io attualmente io sento un po' di mal di testa, però non lo fa sempre, discontinuamente, per attimi. Non voglio comunicare perché non... Per attimi. Adesso per esempio non ho più niente. Noi comunque siamo qui tranquilli, non vogliamo fare niente, vogliamo solo documentare. Ho con me il Palo Santo. Vuoi che posso accenderlo un attimino? Ti può far piacere se lo accendo? Se sì, mi incroci le bacchette.
Non penso che lo gradisca, sembra che sia lontano. Non ho detto neanche c'era un... Magari non... È come se non ci fosse... Per me non c'è nessuno, cioè non... Io ti posso dire... Gli strumenti non si sono mossi. No. Però io sensazioni l'ho avute adesso per un attimo e basta. Vediamo se magari con te che sei più ricettivo. Ok ragazzi, io metto nel frattempo anche l'RF lì e vado. C'è qualcosa qui con noi? Se sì, puoi incrociare le bacchette per favore, se no non valga. La sento. Sei un'entità che è stata viva o no? Se sei un'entità che è stata viva, puoi crociare per favore, se no allarga. Ogni tanto ci metto la mano davanti, ma ci sono troppe zanzare. Se è morto, è stato che si è allargato. Qua ho toccato un pochettino. Metti giù il dito. Perché mi ha messo la zanzara sul dito. Lo so, pure io so qualche... Eri un defunto, eri un'anima di un defunto, quindi... Ma io l'ho detto, no, ho detto di no. Ho detto, se era vivo di incrociare. Sei un'entità che è stata evocata qua dentro? Se sì, incrociami le bacchette, per favore. Se no, allora. Sembrerebbe di sì, sì. Rimettere a posto per favore. Sì, ok. Sì. Quindi è vero che qua hanno fatto delle messe nere allora? Se sì, incrociami sempre le bacchette, grazie. Non ha tanta energia, però si muovono. Io sento i rumori. Io non li sento i rumori, poi sono mezza sorda io, quindi. Ahia. Dove sei in questo momento?
I rumori che si sentono possono essere anche fuori, però, eh? No? Senti? Ma in due punti diversi. Uno va di là e uno di là. Ma incrociati. Quindi sono più di due. Sono più di due. Metti le bacchette un attimo come prima. Se fa, metti le, ok. Se accendo un attimino il palo santo, vi fa piacere? Se sì, incrociami le bacchette. Se no. Sento, perché si percepisce nelle mani due forze contrarie. E però qui non dice né sì né no, quindi è neutrale. Come se si scontra, non lo sento, come una forza elettromagnetica che uno spinge per incrociare e uno spinge per allargare. La sento così. Quindi posso farlo perché non mi hai detto né sì né no. Quindi posso accenderlo? Se si incrocia, se no allarga. Io la sento. Però non ti dà risposta. Forse contrario, perché è come se l'ago vuole stringersi e nello stesso tempo c'è la forza della branca. Però visto che non mi dice né sì né no, non faccio niente. Dice sì né no. Quindi non lo accendo. È passato qualcosa. Cosa? Quando ho detto così, probabilmente sono. Comunque quando parlo che dico è passato qualcosa, poi controlla. Sì. Potrebbe essere comunque un insetto. Due volte da qua l'ha fatto op. Controlla. No, magari era un insetto. Ok amici, mentre stavamo guardando qua in giro abbiamo trovato un osso, però non sappiamo che provenienza è, se animale o umano, non lo sappiamo. Comunque ragazzi, posso dirvi però, a livello sensazionale qualcosa abbiamo visto, però strumenti non hanno registrato nessuna attività anomala. Registratore. Voglio vedervi sanguinare, c'è scritto sotto. Lasciamo qua il registratore nel frattempo che proseguiamo con l'esplorazione e l'indagine. Sezione chiesa Villa Moglia. Posizioniamolo sull'altare, ragazzi. Ok. Lo lasciamo. Ok, amici. Noi procediamo. La scala, ragazzi, non c'è più.
per la struttura è veramente messa molto bene. Quindi lei è molto più leggera di me. Tanto. Ma alcuni dicevano che era abbandonato da 20 anni, vabbè, però è un piano secondo me andato a decadere. 20 anni sì. Probabilmente li abbandonò totale proprio. Anche le porte di legno di una volta. Qua ce l'ho fatta. Qui c'è legno. Se mi guarda lì. No, non mi va. Andiamo a guardarla in fondo. Sì, no, infatti ho visto che la... Al limite lo facciamo da fuori. Cioè, di veramente decaduto tutto. Sì, basta. Perché usciamo da fuori, andiamo qui. Qui si può passare da fuori senza... Di qua. Perché c'è una buchina per tutto, eh. Guardate, buchi ovunque. Ma qui proprio non c'è neanche la scala, poi. Però. Guardate amici, manca proprio la scala, questo legno, cioè proprio non... Manca dappertutto. No, tutto. Cioè, l'ha proprio tirata giù. Mamma mia. Poi serve questo, è vero? Se tu muoversi... E vabbè, viene giù, sta decadendo tutta. Questo invece è il punto... Eh sì, al punto che dicevo là. Cioè ragazzi, guardate, mamma mia. Ovviamente qua camminiamo sulla rumenta proprio. È pericolosissimo. Ah sì. Cioè, se vedo le stanze, c'è le porte. Inquietante, ragazzi.
No, ma tu è tutto... Poi è tutto... Questo è quello che cadeva tutto giù a pezzi. Invece mi c'è proprio la vegetazione. Cioè c'è proprio nulla. Un quadro elettrico. E strumenti, ragazzi, quando non parlo non si sono mossi. Strumenti zero. Zero, zero, zero. Anche le scale. Non strane queste scale, vanno su un po' in... Sì. Mamma mia, quanto scende giù. Milvia è salita su per vedere se è fattibile salire anche su questo angolo della villa.
Vediamo un po' cosa ci dice. Siamo al primo piano, possiamo vedere il giardino. Questo è quello che è tutto caduto giù. Che ragazzi, questo è il salone dove è caduto tutto giù. Guarda com'è bello, bello. Se è bello, è bello. Guarda che bello. Sì, perché doveva essere tutto ad arco. Questa parte qua dovrebbe essere tutta d'arco che è crollata. E sopra c'è. Bello, tutto bene, bello. Le travi. Poi le travi non sembrano neanche, sembrano pure nuove. Magari volevano riqualificare. Anche il tetto, vedi che è abbastanza buono. Non è che l'hanno rotta apposta. Per fare i lavori su. Ah beh, però. E vabbè, che cacchio fai? Spacchi la roba per fare i lavori. Non lo so, non ne conosco. E perché no? Le travi sono nuove. E può darsi che magari allora se la volevano riqualificare. Sì, perché quelle là invece sono quelle vecchie, quelle di legno. Esatto, vedi tutto marcio. Queste qua, amici. E anche le mattonelle, anche le mattonelle, secondo me, quelle vere sono quelle di qua. Quelle sono nuove, quelle lì. Esatto, sì. Qui secondo me hanno sfondato. Magari hanno tentato di. O magari era già sfondato e hanno cominciato a mettere a posto. Però poi si sono fermati. Perché secondo me magari dopo l'avrebbero ristrutturata, magari facevano l'arco di prima e poi adesso magari mettevano a posto. E quelli sono quelli vecchi proprio originali. Murale 27293. Scendiamo la scala. Ok amici, adesso andiamo in chiesa a riprenderci il registratore e vediamo un po' che aria tira. Comunque gli strumenti ancora zero attività. Sei tu che hai fatto rumore? È cambiato aria adesso. Si è cambiato aspetto. Tempo
riposiziono l'RF, però voglio fare un esperimento, lo voglio mettere nel centro preciso. Aspettate, faccio vedere della sala. Era tutto calcinato. Aspetta, hanno fatto dei segni. Poi sto facendo caso, hanno fatto dei segni con la terra qua. Una specie di croce. Una specie di croce. Hanno fatto un disegno con il cemento. Col cemento proprio al centro della sala. Come potete vedere, ragazzi, proprio al centro della chiesa. Sono giù perpendicolare. È come se mi ricorda una croce. Però vedete voi, anche voi ragazzi, cosa ne pensate e scrivetelo nei commenti la vostra opinione. Se io la guardo in questa prospettiva ci vedo un crocifisso, c'è qualcuno appeso alla croce. Fateci caso, io rimango fermo per un po' di tempo per farvelo vedere e vedete se è quello che ci vedo anch'io. Sì, io metto un attimo l'RF qua al centro della sala. Ok. Se è presente qualcuno, puoi incrociare per favore le bacchette? Sei l'entità di prima, che c'era prima? Se sì, allargami le bacchette. Sei un'altra entità? Se sì, chiudimi le bacchette. Io ho incrociato da Dio, ci ho incrociato voi bene. Mi indichi dove sei ora? Da che lato sei? Da che parte sei? Davanti, di dietro? Indicami dove sei. Sei vicino a Mauro? Ok, puoi rimettermi le bacchette, grazie, a posto. Noi siamo qua tranquilli, non vogliamo fare niente, siamo solo curiosi del vostro mondo. Eri un defunto, quindi sei un'anima che prima era in vita? Se sì, chiudimi le bacchette. Il sinistro. Sei un'entità quindi che non è stata in vita, un altro tipo di entità? Se sì, mi incrocio le bacchette per favore. Continuo a sentire rumori leggeri. Sei un'entità della quarta dimensione? Se sì, mi incroci le bacchette.
Sei un'entità della quinta dimensione. Se sì, me le allarghi, per favore. Sei un guardiano di questa chiesa? Controlli la chiesa? Se sì, mi chiudi le bacchette, per favore. Ok, grazie. Ti posso chiedere se mi fai un abbraccio, per favore? Ancora un pochino. Grazie. Puoi rimettere a posto, grazie. Anche la destra. Pum. Hai sentito un rumore? Ping. Cos'è? Ho capito che sei un guardiano, quindi controlli la chiesa. Noi siamo qui in pace, non siamo persone che vogliono fare niente di male, e quindi ti ringrazio per quello che ci hai appena detto. Grazie ancora. Comunque, amici, non si è mosso l'RF che ho messo lì. Ok amici, io riprendo l'RF. Ok amici, andiamo fuori e facciamo la conclusione. A dopo. Ok amici di Urbex Oltre, cosa possiamo dire di questa esplorazione barra indagine paranormale? Allora, a livello esplorativo ragazzi, la struttura è veramente messa male, in molti punti non siamo potuti andare e veramente ci sono angoli della casa in cui la vegetazione ne fa da padrona. Poi abbiamo trovato anche qualche corridoio che era abbastanza inquietante, posso assicurare che fa un certo effetto. Poi adesso che è scesa anche la sera, fa ancora più un certo effetto. Invece, a livello paranormale, allora, come strumentazione, ragazzi, non si è mosso nulla. RF0, K2.0, nulla. Abbiamo effettuato la tecnica delle bacchette, abbiamo avuto qualche riscontro, in cui ci ha risposto di non essere un'entità che è stata in vita, quindi un qualcosa di evocato, qualcosa che staziona nel luogo e che è come se fosse un guardiano di questo luogo. Invece abbiamo provato anche a piazzare un registratore nel frattempo che facevamo l'esplorazione e poi, niente, con calma mi riservo di vedere se è rimasto un inciso qualcosa. Ah, poi un'altra cosa che mi sono dimenticato di dirvi è il fatto che in alcuni momenti io ho avuto delle mie classiche sensazioni, dolore di testa, dolore articolare, però non erano fissi, andavano e venivano. È stato molto ballerino come cosa. Chiediamo a Milvia cosa pensa di questa indagine e di questa esplorazione. Allora, a me è piaciuta come villa perché vabbè, è rinomata, è conosciuta da tanti, quindi la volevo proprio vedere, Villa Moglia. Ha un suo alone particolare, quello sì,
qualcosina, una parte che hanno fatto probabilmente dei riti, qualche cosa, magari hanno anche evocato qualche entità, non so dirlo. Qualcosa sento che c'è qua dentro, ti dà l'impressione che qualcosa c'è. Anche con le bacchette, che all'inizio, quando non era proprio sera buio, non andavano molto. Adesso alla fine sono andate abbastanza, direi anche, quindi il contatto c'è stato. C'è qualcosa dentro, non ditemi se è positivo o negativo, forse va in base anche alle persone. Io sono sempre dell'idea che se tu entri con un animo particolare non riesci a trovare cose proprio negative, a meno che te le vai proprio a cercare. Il mio pensiero è quello, però qualcosa risiede qua dentro, sì, quello sì. Io comunque, ragazzi, un'altra cosa che mi sono dimenticato di dirvi è il fatto che io sentivo dei vari rumori in giro. Anche Milvia ha sentito qualcosa. Sì. Poi vedremo se è rimasto qualcosa. Esatto, no. Controlleremo anche se è rimasto inciso sulla camera qualche suono, qualcosa particolare che ha catturato l'immagine. E niente, ci vediamo qui per la prossima avventura, solo qui su Urbex e Oltre. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Ciao a tutti amici di Urbex e Oltre, eccoci alle nostre carte. Allora, per iniziare ho preso una carta dell'oracolo, la spada lucente dell'arcangelo Michele, e questa carta ci dice proprio di mettere l'energia creativa nell'azione. Ora vediamo che in questa carta, oltre alla spada lucente di Michele, c'è anche la tromba di Gabriele, quindi si è unito quest'altro arcangelo proprio per dare più potere e creatività in quello che noi vogliamo fare. Quindi all'entrata appunto di questa villa c'era il suggerimento di una cooperazione, comunque cooperando le cose funzionano meglio. Abbiamo poi tre tarocchi, di cui risulta l'otto di bastoni, 5 di coppe e la regina di coppe. Mi sono basata con il 5 di bastoni, e cioè la 5 di coppe come partenza, dove vedo che c'è una persona che è sola, assorta, quindi è in uno stato di quasi profonda tristezza, di magari di ricordi vecchi, passati, un po' di aria particolare, e si basa molto su questi ricordi passati, quindi non riesce ad andare avanti. Una carta dove lei è immobile, deve quindi invece muoversi, non deve restare lì quella condizione, perché in quella condizione non le giova nessuno. Ora, la potrei rapportare sia alla condizione della casa, che comunque è ferma, o magari a qualche entità che vi può risiedere dentro, sempre ferma dentro in questa casa. Uno sprono anche a noi, quindi a dirci anche a noi di non restare immobili nelle cose, quindi a evolvere, ad andare avanti. Ora abbiamo due semi che sono uguali, le coppe, abbiamo due carte con le coppe, quindi parla proprio di emotività, di sensibilità, di intuizione. La carta della 5 di coppe è rivolta verso il passato, quindi è sempre assorta nei suoi pensieri. Il passato però è un 8 di bastoni, quindi è un passato che ti sprona invece a movimento, perché è una carta di movimento. Probabilmente non un movimento rapido, però un movimento c'è, anche perché i bastoni vediamo che producono vita, producono energia, perché sono creativi comunque i bastoni. Deve quindi passare a muoversi, deve agire, e fare questo lo deve fare anche con la passione. L'altra carta è la carta della regina di coppe. La regina di coppe è una carta molto intuitiva. Vediamo tutte e due comunque hanno delle coppe in mano, reggono queste coppe, quindi ci tengono quello che è all'interno, risiede in queste coppe. Quindi ci parla di intuizione, di introspezione. La regina di coppe è una regina molto buona, compassionevole, sensibile, aiuta molto gli altri. E ci sprona quindi ad avere anche la ricerca in noi stessi, una ricerca interiore, una guida proprio per una trasformazione, un po' come vediamo in questi bastoni, che alla fine ci sono queste farfalle, no? Questi bruchi che alla fine diventano farfalle, c'è una trasformazione in atto.
E tutto riporta poi alla creazione della carta dell'oracolo, cooperando, non stando da soli, perché sono due carte che hanno personaggi che sono solo loro nelle carte, invece no, bisogna essere cooperativi anche con gli altri. Quindi dico che questa indagine voleva farci comprendere di non rimuginare sulle cose passate, sui vecchi ricordi, ma di andare avanti, ricordandoci dei ricordi che non vanno dimenticati, ma dobbiamo andare avanti proprio per poter avere la nostra trasformazione interiore. Vi ringrazio a tutti e ci vediamo alla prossima.